La trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno e benvenuti. Quest'oggi abbiamo un webinar speciale e il nostro graditissimo ospite Mesis, al quale questo webinar è completamente dedicato. Anche questo webinar però vi darà diritto a 100 punti e rientra nel programma USA Ambassador 2015. Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, ricordiamo che per partecipare al programma è necessario sottoscrivere la Specialist Card disponibile sul sito di Turismo e Attualità alla pagina ADV Training. Per eventuali domande ponetele sulla chat e in caso di tempo le porremo a Nicole che in coda al webinar ci risponderà. Quindi iniziamo quindi con il webinar su Macy's, lo shopping in America. Conduce la relazione Nicole Gioletta a cui passo lo schermo. Ciao Nicole. Sì, buongiorno a tutti e grazie per partecipare a questo webinar dedicato appunto allo shopping in America con Macy's. Innanzitutto vi mostro la presentazione. Allora, innanzitutto vorrei raccontarvi un po' che cos'è Macy's. Macy's è un marchio operato dal gruppo Macy's Inc. assieme al brand Bloomingdale's. Ed è presente sul territorio statunitense con 840 punti vendita in 45 stati totali, oltre ai portali web di Macy's.com e Bloomingdale's.com, attraverso i quali è possibile proprio effettuare direttamente gli acquisti e ricevere informazioni su iniziative, promozioni e novità presso gli store. Il gruppo Macy's Inc. è il centro retailer numero uno degli USA. E registra altissimi tassi di guadagno, tanto da essere quotata in borsa sotto la lettera M. Per farvi conoscere la realtà di Macy's, vorrei come prima cosa raccontarvi un po' la sua storia. Dunque, la storia di Macy's inizia nel 1858 da un piccolo negozio di New York che nasce come un'avventura imprenditoriale di Roland Hussey Macy. Il primo nome scelto per il negozio era originariamente RH Macy's & Co., che poi diviene semplicemente Macy's nel corso della sua storia. L'icona della stella rossa su fondo bianco, oggi riconosciuta a livello mondiale nell'immaginario comune, riprende il tatuaggio che Macy's portava in ricordo della sua precedente esperienza come marinaio. Già nel corso del primo anno il negozio dimostra la sua grande potenzialità di guadagno, registrando un'entrata totale di circa 85.000 dollari. Nel giro di 20 anni lo store occuperà uno spazio complessivo di circa 11 palazzi. Una data molto importante per lo sviluppo di Macy's fu il 1924, in cui l'iconico store di New York si espande sulla Settima Strada, occupando oltre 93.000 metri quadrati e diventando così il più grande del mondo, ancora oggi riconosciuto come tale. Sempre nel 1924 fissò uno storico punto di partenza, ovvero la prima parata del giorno del ringraziamento, a cui assistono oltre 10.000 persone. E poi vi racconterò più avanti questo evento iconico dello store che rappresenta un simbolo conosciutissimo in tutto il mondo. Nel 2014 le vendite totali di Macy's raggiungono i 24 miliardi di dollari e il gruppo Macy's conta oltre 172.500 impiegati. Dunque, ciò che ha distinto Macy's nel corso della sua storia da tante altre catene internazionali paragonabili a questo brand, sono alcuni significativi primati, tra cui ad esempio l'essere stato il primo negozio a elevare una donna a una carica di potere. Margaret Gatchell è stata la prima donna a essere promossa a un'alta carica decisionale all'interno della società. Macy's fu inoltre il primo negozio retailer a aver lanciato la convenzione del prezzo fisso a ogni cliente. Macy's è stato anche il primo negozio a pubblicizzare i propri prodotti sui giornali, indicandone il relativo prezzo. Il centro si distingue da subito
il suo merchandising molto creativo, diventa infatti il primo a vendere un'oggettistica particolare di design, tra cui ad esempio gli asciugamani colorati che non erano mai stati proposti prima di allora in un centro commerciale. Macy's è stato anche il primo retailer ad avere la licenza per la vendita dei liquori a New York, che sappiamo essere stato un tema molto dibattuto, soprattutto durante l'epoca del proibizionismo in America. Macy's rimane anche il primo retailer ad aver promosso degli eventi che coinvolgessero allo stesso tempo la comunità e i dipendenti dell'azienda, con il lancio della prima parata del giorno del ringraziamento nel 1924, come vi accennavo. È proprio in questa occasione che si radunarono moltissimi dei dipendenti Macy's, che colorarono le strade con carri, costumi, addirittura alcuni animali dello zoo comunale, dando ufficialmente inizio alle vacanze invernali con questo evento. La parata si tiene da allora ogni anno, il quarto giovedì di novembre, registrando ad oggi oltre 88 edizioni. Questo è proprio un evento in crescita, è diventato un vero e proprio must, che negli ultimi anni ha registrato 3 milioni e mezzo di partecipanti a New York, a cui si aggiungono circa 50 milioni di spettatori da casa attraverso l'NBC. L'evento di portata mondiale ha raggiunto addirittura un riconoscimento molto importante degli Emmy Awards. Ora vorrei parlarvi un pochino della filosofia aziendale di Macy's. Macy's vanta una consolidata politica aziendale estremamente attenta e presente su tutti i fronti del suo lavoro. Macy's promuove infatti dei programmi e delle iniziative molto forti a favore della comunità, promuove anche eventi e offerte speciali a sostegno di cause benefiche, propone dei programmi e delle agevolazioni per gli stessi dipendenti dell'azienda e ha lanciato il sito web macysgreenliving.com. Ora vediamo le principali attività che Macy's ha scelto per perseguire una filosofia aziendale pesata e responsabile. Le vediamo uno a uno. I programmi a favore della comunità. Dunque, Macy's ha dimostrato nel corso del tempo un fortissimo impegno a favore della comunità all'interno della quale si inserisce con i propri punti vendita per far crescere il business in un ambiente favorevole e far lavorare e vivere bene consumatori e impiegati. Nel 2013 l'azienda ha raccolto oltre 73 milioni di dollari attraverso campagne, eventi, programmi e servizi prestati alla comunità. Alcuni eventi significativi per la raccolta di fondi e per la sensibilizzazione a particolari temi sono stati The Power of Pink e Shop for a Cause. Dunque, The Power of Pink è stata un'iniziativa promossa in occasione del mese per la lotta del tumore al seno, dando ai propri clienti la possibilità di sostenere la causa attraverso numerosi prodotti pensati proprio per l'occasione, rigorosamente rosa. L'iniziativa è stata promossa nei punti vendita e anche sul sito macys.com. Per questa causa, per questa iniziativa, il 25% del ricavato della vendita di questi prodotti messi in commercio è stato devoluto alla Pink Pony Fund della Fondazione De Paul Orff Lorraine per la ricerca e la sensibilizzazione sul tema. Un'altra iniziativa davvero coinvolgente e utile per la comunità è stata Shop for a Cause, già intrapresa nel 2014 che verrà riproposta anche quest'anno ad agosto per la sua decima edizione. Le organizzazioni e le associazioni non profit, assieme a gruppi scolastici e religiosi, potranno aderire a questa iniziativa con una registrazione sul sito di Macy's. E a queste organizzazioni verranno rilasciati dei buoni del valore di 5 dollari ciascuno, che potranno poi essere venduti e il cui ricavato verrà utilizzato da ciascuna organizzazione per scopi benefici. I clienti presentando il buono nei punti vendita avranno il 25% di sconto sull'abbigliamento e il 10% sugli accessori, oltre a poter partecipare all'estrazione di una carta da 500 dollari.
per l'edizione 2014 sono stati raggiunti dei risultati incredibili, con una raccolta totale di 3,4 milioni di dollari. Quindi sono iniziative molto, molto importanti che registrano dei risultati davvero positivi. Dunque, ora vorrei parlarvi della filosofia aziendale interna di Macy's, quindi in particolare le politiche rivolte al personale dell'azienda. Innanzitutto è molto interessante notare la composizione media del personale del gruppo di Macy's, rappresentato per oltre il 76% da donne. Più del 66% delle alte cariche del management è poi costituito proprio da figure professionali femminili. Le minoranze etniche invece costituiscono il 54% del personale, nonché il 34% delle cariche direttive. Il brand ha sviluppato inoltre il cosiddetto Supplier Diversity Program, che supporta le minoranze emergenti e le realtà gestite in particolar modo da donne, oltre a sviluppare messaggi promozionali e attività di comunicazione volti alla multiculturalità. Quindi spesso il brand si avvale di fornitori, di collaboratori che fanno parte proprio di questo tipo di aziende. Nel 2013 sono state spese oltre 955 milioni di dollari per acquisti effettuati proprio da fornitori di questo tipo. Un'altra iniziativa molto apprezzata rivolta al personale è il Partnership in Time, cioè un programma di volontariato a sostegno della comunità realizzato fin dal 1989. Il programma, che è rivolto agli impiegati di Macy's, organizza progetti di gruppo in ogni comunità in cui il brand è inserito, in base alle esigenze in loco e al desiderio degli impiegati di supportare queste cause. Gli associati del programma lavorano insieme per ristrutturare scuole e abitazioni, per creare opportunità di viaggio e di vacanza per le famiglie in difficoltà e per raccogliere fondi per alcune organizzazioni benefiche. Dal suo lancio circa 26 anni fa, i volontari hanno donato più di 2 milioni di ore a servizi per la comunità, che corrisponde poi a circa 40 milioni di dollari di fatturato. Un altro punto molto importante per la filosofia aziendale di Macy's è il supporto che questa dà all'ambiente. Macy's si impegna ogni giorno per contribuire attivamente alla preservazione e alla conservazione dell'ambiente attraverso numerosi programmi. Tra questo, ad esempio, abbiamo la sponsorizzazione dell'Earth Day, in cui viene lanciato uno store dedicato all'interno dei centri Macy's e anche sul portale online. Il 10% del prezzo dei prodotti venduti in questo particolare negozio è devoluto a progetti proprio pensati per l'ambiente. Nel 2013, ad esempio, è stato scelto di sostenere con il ricavato la protezione della foresta amazzonica brasiliana, e per l'occasione sono stati venduti dei prodotti tradizionali brasiliani, prodotti di designer locali e prodotti ad edizione limitata che rispecchiassero il tema. Nel 2014 è stato invece scelto come tema il rinnovo del sito Green Living con la campagna It's Easy to Go Green, pensata per il taglio agli sprechi di carta. Quindi associati e abbonati ricevono ora le informative via mail e non più in formato cartaceo, non pesando più in questo modo sull'ambiente e sui costi di produzione. Un'altra iniziativa intrapresa in favore dell'ambiente è stata Macy's Earth Your Park, in cui ogni centro Macy's ha scelto un parco locale o uno spazio verde da supportare con le proprie iniziative. In questo caso i clienti hanno potuto effettuare delle donazioni a partire da $1 in su per sostenere questa causa. Come vi anticipavo all'inizio, i punti vendita negli Stati Uniti sono moltissimi. Ne troverete con facilità più di uno nelle più grandi capitali e nei dintorni, tra cui New York, Las Vegas, Miami, Boston, Los Angeles e moltissime altre ancora, per un totale di 840 punti vendita in 45 stati. Macy's propone anche degli eventi speciali,
durante tutto l'anno ed è famosissima per questi eventi che sono sempre molto coinvolgenti e di portata veramente internazionale. Il più famoso di questi è la Thanksgiving Parade, che vi accennavo già all'inizio. Ma troviamo tantissime altre iniziative, tra cui l'attesissimo Black Friday. Il Black Friday è una giornata, con estensione poi al weekend, caratterizzata da tantissimi sconti convenienti su quasi tutti i prodotti disponibili in vendita. Il Black Friday è il venerdì che segue il Thanksgiving Day, quindi a novembre, e nel 2015 quest'anno sarà il 27 novembre. Un altro evento ricorrente nella storia di Macy's è il Macy's Flower Show, che è una vera e propria tradizione fin dal 1974. Per questo evento le corsie del centro di Macy's si riempiono ogni anno dei profumi e dei colori di migliaia di fiori per celebrare l'arrivo della primavera nelle città di New York, Philadelphia, Chicago, Minneapolis e San Francisco. Quest'anno l'iniziativa è attualmente in corso e si svolge dal 22 marzo al 4 aprile. Quello che è molto interessante conoscere, infine, di Macy's sono i servizi che esso propone. Macy's propone tantissimi servizi utili sia al turista nazionale che al turista internazionale. Uno dei più apprezzati servizi è quello dell'International Saving Card. Infatti, Macy's mette a disposizione dei visitatori di tutto il mondo uno speciale buono che dà loro la possibilità di avere uno sconto del 10% in tutti i negozi Macy's. Questo buono è disponibile anche online, è disponibile in 10 lingue e una volta convalidato è valido per i 30 giorni successivi. Un secondo servizio molto apprezzato di Macy's è quello di Personal Shopper. È un servizio gratuito che è prenotabile online o con una semplice telefonata, in cui un personale altamente qualificato darà assistenza ai clienti che lo richiedono durante i loro acquisti, aiutandoli e consigliandoli a scegliere i migliori outfit in base alle esigenze e ai gusti personali e anche in base agli sconti del momento. Un terzo servizio molto utile per il visitatore straniero è quello dei visitor center, ovvero dei centri assistenza pensati proprio per il cliente e disponibili in 13 dei punti vendita Macy's, tra cui quello di New York, di Philadelphia, di Chicago, di San Diego, di San Francisco, di Las Vegas, di Boston e di Miami. In questi centri il cliente può ricevere assistenza durante lo shopping, avere informazioni turistiche, trovare alcuni punti di ristoro e avere assistenza per la lingua. Un quarto servizio molto utile è quello dell'international shipping. Infatti Macy's mette a disposizione di tutti i suoi clienti un efficiente servizio di spedizioni internazionali, sia per gli acquisti online sia per gli acquisti negli store. Il prezzo della spedizione varia molto a seconda del peso e della tipologia dell'acquisto e della destinazione finale, ma è possibile consultare i vari prezzi online. È possibile anche richiedere un servizio aggiuntivo per una spedizione con consegna il giorno stesso. Quindi questo servizio è anche molto utile per il viaggiatore che si reca negli Stati Uniti e non può superare un certo limite, ad esempio con il bagaglio per l'aereo, può pensare di spedire direttamente i propri acquisti a casa. Un ultimo servizio di cui vi voglio parlare è quello dedicato ai travel professionals, per cui è possibile richiedere un tour guidato all'interno dei maggiori centri Macy's, dove una guida vi spiegherà alcune curiosità, alcuni segreti e alcuni dettagli sulla storia dei singoli negozi e ad esempio alcune curiosità sulla loro disposizione o sugli accorgimenti che hanno reso grande il brand. Quindi rimane un servizio interessante anche per i professionisti di marketing e di merchandising. Dunque, Macy's raggruppa alcuni dei brand nazionali e internazionali più famosi,
di abbigliamento per uomo, per donna, per bambino e anche accessori, cosmetica, cura per la persona, scarpe, borse, orologi, gioielleria e oggettistica per la casa. Dunque, ora vorrei parlarvi di quello che il web rivela su Macy's. Confrontando alcuni commenti degli utenti del web, sono molte le recensioni positive sugli store di Macy's. Alcuni degli elementi chiave che rendono il centro molto popolare e molto apprezzato anche dal cliente finale sono il fatto che innanzitutto Macy's è uno degli store più grandi del mondo. Macy's diventa quindi un must da visitare per tutti i viaggiatori, soprattutto internazionali in visita negli Stati Uniti. Macy's presenta poi una variegata offerta di più differenti generi commerciali in un unico centro, quindi soprattutto per i viaggiatori Macy's diventa una meta unica per lo shopping a cui dedicare diverse ore per acquistare ogni genere di prodotto per sé o come regalo. Viene poi riscontrato un buon rapporto qualità-prezzo. Macy's ospita, come vi dicevo, le più grandi firme del mondo insieme a brand nazionali di alta qualità. Quindi il rapporto alla qualità dei prodotti, il prezzo percepito è generalmente molto percepito come molto conveniente. Macy's viene poi vissuto come una vera e propria destinazione turistica, quindi in un itinerario di viaggio Macy's viene spesso incluso come luogo immancabile per lo shopping. Qui leggete qualche commento, sia italiano che straniero, relativo a chi ha vissuto effettivamente l'esperienza di shopping presso i centri Macy's. Ora affrontiamo il lato dei social media. In questa schermata trovate tutti i riferimenti social di Macy's. Tutti questi canali di comunicazione sono molto curati e costantemente aggiornati e spesso costituiscono una vera e propria fonte ufficiale di informazione per tutti i clienti dello store. Dunque, per quanto riguarda Facebook, la pagina viene quotidianamente aggiornata con offerte, proposte di outfit, con presentazione di nuove collezioni, oltre a dare comunicazione sugli eventi, sugli sconti e sui nuovi prodotti in commercio. Sulla pagina Twitter, invece, che trovate all'indirizzo Macy's Tourism, la pagina Twitter viene aggiornata più volte al giorno con le offerte e le novità di Macy's e conta oltre 785.000 followers. Macy's presenta poi il suo marchio a 360 gradi attraverso informazioni complete sul centro e sui prodotti dei singoli brand sul sito internet ufficiale macys.com. Attraverso il sito visitmacysusa.com si accede invece in modo più diretto alle news, alle novità di prodotto e alle ultime iniziative lanciate dallo store, in modo che il cliente possa avere una guida diretta per conoscere gli eventi e i servizi di Macy's. Dunque, qui si conclude il nostro viaggio alla scoperta di questa vera e propria destinazione per lo shopping, firmato USA. Quello che spero di avervi regalato attraverso questo webinar è l'esperienza unica che il brand promette al viaggiatore, quindi uno shopping a 360 gradi all'interno di un unico centro. Tanti servizi a completa disposizione del visitatore, gli eventi speciali e le iniziative coinvolgenti durante tutto l'anno e è ancora un costante una coinvolgente attività social per mantenere il cliente informato e invogliarlo a prendere parte alle attività spesso molto convenienti promosse dallo store. Poi ancora una politica aziendale corretta e responsabile, come abbiamo visto con le iniziative dedicate all'ambiente, alla comunità e al personale stesso dell'azienda. Il
il tutto volto a rendere un grande business come quello di Macy's e il commercio come una grande realtà sostenibile e capace di produrre un valore aggiunto per la comunità e per l'ambiente che lo ospitano. Tutto questo contribuisce in maniera sostanziale alla creazione di un brand unico nel suo genere, capace di farsi forza di una propria identità e di comunicarla al meglio ai diretti interessati. Quindi per ulteriori informazioni, per qualsiasi richiesta e qualunque contatto a cui siate interessati, potete scriverci una mail all'indirizzo macys.italy@viareps.com. Attraverso questo indirizzo potete anche richiederci una spedizione dei coupon sconto di cui vi parlavo per i viaggiatori che partono per un viaggio verso gli States e che sarà valido in tutti i centri Macy's. Praticamente ogni città americana ospita un centro Macy's, per cui i vostri clienti potrebbero sicuramente essere interessati a dedicare qualche ora di shopping ben spesa durante il loro viaggio, quindi ancora meglio se hanno uno sconto. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione, spero che il webinar sia stato per voi interessante e utile per il vostro lavoro e per i vostri clienti. Buona giornata a tutti. Nicole? Sì, ci sono un paio di domande, se vuoi te le espongo così, sono proprio due per il momento, quindi ecco. Una è questa, voleva sapere Roberta se adesso è possibile la consegna anche in Italia. Sì, è possibile anche in Italia. Sì. Perfetto. E poi, Come vi dicevo, sì. i prezzi sono consultabili su internet, mediamente non superano i 30 dollari, possono anche essere richieste spedizioni particolari, appunto con servizi richiesti per la consegna in giornata, però sì, in Italia è possibile la consegna. Invece volevo sapere, Vincenzo, se il tour guidato dentro i centri vendita è a pagamento oppure gratis? Come No, è funziona? gratuito, bisogna richiederlo tramite internet. Tramite il sito trovate tutte queste informazioni. Perfetto. Sì, dunque credo che magari è utile se puoi ripetere la mail per l'indirizzo per richiedere i buoni. Sì, allora è macys.italy @aviareps.com. La trovate in questa schermata che stiamo vedendo in questo momento. E Messi si è presente solo negli USA? Sì, i centri Macy's sono presenti solo negli Stati Uniti ed è proprio una caratteristica che spesso attrae il visitatore internazionale perché è proprio una firma degli Stati Uniti. Bene, allora mi sembra che non ci sono più domande. Va benissimo, se ci sono ulteriori domande, ulteriori richieste, come vi dicevo, potete scriverci al nostro indirizzo email. Ah, ecco, no, è saltata fuori un'altra. Il personal shopper ci sono anche in lingua italiana e il tour è solo in inglese? Ci chiede Marisa. Può essere richiesto se è presente una guida italiana e se è disponibile per la giornata richiesta. Va bene, allora grazie Nicole. Va bene, grazie a tutti. Presto. Grazie a A tutti per presto. l'attenzione, come sempre. Noi ci risentiamo per il prossimo webinar martedì prossimo con il webinar sul Colorado, storie di nativi e leggende del West nei parchi del Colorado, il 31 marzo, martedì. Per cui a presto, buon weekend a tutti e grazie sempre per seguirci tanto numerosi.